come dicono alcuni, le leggi, la copertura delle leggi venga definita la Costituzione. Questo sì, e meno male, speriamo che continui a essere così, che ci sia sempre una Costituzione nel nostro paese, che si possa chiamare tale. Ma perché il governo occupa e spende tutti i soldi a disposizione e non dà mai possibilità alle leggi di iniziativa parlamentare di poter avere dei fondi da poter gestire. No? Quindi quando li stiamo vivendo in un momento come questo, si vedrà che i tagli, come è stato annunciato, saranno sulla sanità, oltre sulle pensioni, quindi dice non vendo meno, però anche su quello diminuendo le finestre, è chiaro, no? Siamo rimasti a lavorare, quindi non sono più pensioni. Comunque lasciamo quello che ci interessa la sanità. E in un momento come questo, veloce, in un momento come questo, noi quando si parla di tenuta economica finanziaria, bisogna vedere come si apre questa tenuta economica finanziaria. E io qui lo dico forte e chiaro, non si può pensare che la tenuta economica finanziaria sia tutta sulla spalla della propria azienda. Anche perché una azienda, che già questo per me è un problema di un'azienda, no, che deve dare un servizio come dicevo le anzi, se non c'è una forte coesione nel corpo degli operatori e dei lavoratori a tutti i livelli, e mi pare del tutto evidente che sarà sempre più difficile dare un buon servizio ai cittadini in una materia così, così particolare e delicata. Perché io vorrei sapere dal vice sindaco, che dovrebbe occuparsi anche del problema della salute, se lui sa com'è la catena, no, quando diceva la lavoratrice, vorrei sapere chi sono i padroni e chi paga i padroni, vorrei sapere se l'amministrazione, e questo che dicevo sulla presenza del sindaco, deve sapere tutto. Se sa qual è la catena di umano, la catena, mi verrebbe quasi dire la catena alimentare, insomma, ecco, dica proprio con la battuta. Se si sa cos'è, per dire tempo di salute e essere altri, non avevo mai, non ho il piacere di conoscere questa cosa, io penso che un consiglio comunale questo dovrebbe sapere, no? Rispetto ai project finance, vedi, che si dice sia quella, vorrei sapere come funziona tutta questa catena, mano del coppe che fa le pulizie, le manutenzioni, almeno ancora non è riuscito a sapere chi è che fa la manutenzione. Per esempio la sterilizzazione che è fatta dal servizio ospedaliero della mano del coppe, ma a me risulta che un solo dipendente e 10 o 11 o 12, numero precisato, siano interinati della ASL. Cioè ci sono lavoratori che vengono chiamati a facendo un giorno per la sterilizzazione, non ci si rende conto che si fa. La sterilizzazione è una delle cose più importanti e c'è, a parer mio, essendo stato 8 mesi in ospedale, posso garantire che è una delle cose più importanti, la sterilizzazione, perché molti problemi vengono dati dalle infezioni, come testimonia la mia gamba di città, quello è un'infezione, non è un'altra infezione, poi la cosa è venuta non si sa, perché come si dice anche nessun dottore mi ci ha perché l'ho avuta. Ma poi c'è la sicurezza del contrattuale, poi il guardaroba da servizi tali, con 0 dipendenti, subappaltato alla CIS. Quindi, vedi, così mi risulta, poi chiaramente se diciamo, chi ha la possibilità e la capacità di avere le informazioni adeguate, e quindi la conferenza dei sindaci, e quindi l'amministrazione, non informa il consiglio su queste cose, non discute nel consiglio su queste cose, è evidente che noi non ne possiamo sapere. Allora, poi magari si può anche avere informazioni sbagliate. Dall'altro lato sta sicuramente un fatto che può apparire male, cioè il fatto di servizi e le prestazioni messe in
quali avvengono principalmente all'interno delle famiglie. Ponendo attenzione alla realtà che ci circonda, si può facilmente notare che vanno scomparendo quelle che si possono definire famiglie multiple, al cui interno si muovono varie generazioni, nuclei familiari in cui tutti sostengono tutti, mentre sono sempre più diffuse le famiglie nucleari, composte da padre, madre e un figlio massimo due, oltre alle famiglie monoparentali in conseguenze del crescente numero di separazioni e divorzi. La frammentazione dei nuclei familiari comporta un inevitabile indebolimento dei singoli individui, che sempre più frequentemente si rivolgono ai servizi, oltre che con una serie di bisogni concreti, anche con una serie di aspettative di accoglienza, comprensione e accompagnamento di tutto il mondo. Tutto questo è lecito, partendo dalla consapevolezza che ci si trova a navigare in un mare parzialmente sconosciuto. Altrettanto consapevolmente occorre analizzare la realtà, l'inevitabile riflesso che i cambiamenti strutturali del sistema famiglia hanno anche sul nostro territorio, mettendo in evidenza l'aumento della fragilità degli equilibri, comprendendo gli attuali bisogni, le attuali esigenze dell'utenza, nell'ottica di una soluzione rapida ed efficace dei problemi. La popolazione anziana è senza dubbio quella che più paga il prezzo del cambiamento socioculturale in corso. Infatti sono proprio gli anziani a costituire sempre più frequentemente nuclei familiari autonomi, che però a causa della tipica fragilità che li caratterizza, autonomi lo sono sempre meno e pertanto necessitano di risposte sempre più articolate e complesse in una società in cui le risorse familiari sempre più frequentemente vengono meno. Occorre quindi strutturare delle risposte a livello territoriale per consentire alle persone anziane di sentirsi accolte, assistite, oltre che tutelate e accompagnate. E non si tratta soltanto di risposte da un punto di vista sanitario, ma anche di risposte da un punto di vista sociale. Occorre pertanto integrare il sistema sanitario con il sistema assistenziale, coinvolgere le comunità locali, il terzo settore e le parti sociali, per individuare quelli che sono i reali bisogni dell'utenza e poter fornire servizi adeguati e di qualità in base a principi di equità e solidarietà. Occorre inoltre promuovere la nascita di una serie di servizi che siano in grado di orientare e supportare profondamente l'utenza. L'organizzazione, questa integrazione e questa analisi dei bisogni del territorio sono all'attenzione dell'azienda, che indubbiamente intende scommettere e investire in quest'ottica. Infatti è stata costituita la Società della Salute, che ha come scopo principale, cito quanto scritto nello statuto della Società della Salute appunto, la salute e benessere, fisico, psichico e sociale dei cittadini da realizzare attraverso esercizio associato dell'attività sanitaria territoriale, specialistiche di base, sociosanitarie e socioassistenziali. Allora, visto che le premesse e le condizioni per arrivare a questo obiettivo ci sono tutte, mi auguro, da cittadina, da rappresentante dei cittadini, oltre che dipendente dell'azienda, che questo di oggi sia un momento di confronto importante, che sia utile a tutti coloro che operano all'interno e che fruiscono dei servizi, per ritrovare la motivazione, per scommettere ancora sull'innovazione, continuando però naturalmente a garantire la qualità del servizio. Concludo ricordando a Giacometti che è vero che tu sei candidato come sindaco rappresentante dei cittadini, ma che la maggioranza non è qui per diritto assoluto o comunque acquisito, ma perché è stata eletta dalla maggioranza e pertanto è la rappresentanza della produzione. Che non
strumenti che comunque sono ovviamente strutturati e organizzativi che devono essere